Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con Stefano Poletti. Ciao Stefano, bentornato. Ciao Roberto e ciao a tutti i telespettatori. Rimaniamo in Italia oggi, avete visto diverse clip che riguardavano invece l'Oltralpe, la Svizzera in particolar modo. Oggi siamo in Italia, siamo un terreno insomma che ben conosci, che hai raidato tante volte, che ci può regalare sempre grandi emozioni. Guarda, posso dire che sono quasi di casa, ci troviamo in Friuli Venezia Giulia, posso dire che sono quasi di casa anche perché la mia compagna è friulana e mi trovo nelle valli del Natisone, delle valli molto belle, selvagge, un po' lontane dal turismo di massa, ma è forse quello che mi piace di più per noi, dedicato a noi bikers. Mi trovo esattamente a Torreano, che è un piccolo paesino che si trova appunto nelle valli del Natisone, in provincia di Udine, dove si svolgerà una gara di cross country il 30 maggio. E con l'occasione sono andato a provarla, anche perché ero molto incuriosito dai nuovi standard dei percorsi di cross country che si stanno evolvendo, stanno diventando sempre più tecnici e divertenti. Infatti, come poi si potrà vedere nel video, è un circuito di circa 3 km, 3 km e mezzo da divertirsi. E ti dico, io l'ho raidata con una bici da enduro. Alcuni passaggi erano veramente, veramente particolari da percorrere. C'è anche un bel drop, tra l'altro. Allora, facciamo così, lo guardiamo subito e poi ne parliamo. E di dove sei? Sono del Lago d'Orta, zona Mottarone, non so se conosci. La zona l'ho sentita nominare più che altro per lo sci, probabilmente vai in bici così proprio per quello. Ho letto sulla pagina Facebook del Natisone Outdoor e del Macete Team che qua ci sono un po' di sentieri enduro, infatti sono venuto a provarne qualcuno. Sì, l'area in cui stai girando fa parte del Natisone Bike Arena, che è un progetto che sta nascendo proprio in questi mesi, che comprende la vallata di Torreano, la vallata di San Pietro, il Matajur e tutto. Avrai sentito parlare della Matadown. Comprende più o meno una dozzina di sentieri, tutti prevalentemente enduro, anche se adesso stiamo realizzando proprio qua sotto un bel tracciato XC orientato ad XC moderno dove si farà una gara il 30 maggio. Mi farebbe piacere andare a provare il percorso di cross country. È lontano da qua? No, guarda, il paese Torreano è giusto qua sotto. Imbocchiamo il sentiero, 2 minuti e siamo arrivati. Ti va di accompagnarmi? Assolutamente. Andiamo. Numa! Fondatori della Valchiano. Stefano, e che cosa stai facendo con la mazza in mano? Con la mazza in mano sto completando il circuito di circa 3 km e mezzo per la gara del 30 maggio, che è una gara di valenza nazionale e regionale. Speriamo che San Culo ci dia una mano con il tempo e arrivederci il 30 maggio. E il circuito che stiamo facendo, quello che mi fai vedere, è quello che faremo anche in gara? Sì, in realtà maggio. Però in gara di qua si salirà, non si scenderà. Okay. E poi c'è tutta la parte bassa ricavata ex novo sui terrazzamenti sotto che sarà molto interessante. Dai, andiamo a provare, andiamo. Auguri ragazzi. Ciao, ciao. Thank you.
Oh, bella Stefano, grazie per il giro. Figurati, ti aspettiamo il 30 maggio, te e un po' di amici. Ma spiegami un po' anche le caratteristiche del percorso. Ma guarda, qua c'è Dennis, spiega bene lui, che è l'ideatore del tracciato. Ciao ragazzi, e beh, cosa dirvi? Abbiamo cercato di mettere dentro un po' tutto, e la mountain bike sta cambiando tantissimo negli ultimi anni, e quindi qua in questo bellissimo contesto stiamo cercando di creare un percorso permanente dove la gente può venire a girare e trovare per tratti tecnici, tratti anche che ripercorrono un po' la storia della mountain bike, perché la Val Chiarò è una società storica delle due ruote, e qui abbiamo Stefano, uno dei componenti storici di questo team. E quindi anch'io vi rinnovo l'appuntamento il 30 maggio con la Val Chiarò XC Bike Race. Ciao ragazzi. Comunque devo dire che la cross country, a parte mi sono divertito, però mi avete fatto morire. Soprattutto anche per colpa loro, che sono i fratelli Braido, credo che non hanno bisogno di presentazioni. Come vi è piaciuto il percorso? No, è stato figo trovare questo percorso vicino a casa, e se saremo liberi il 30 maggio ci saremo anche noi. Dai, speriamo di beccarci tutti insieme. Ci vediamo il 30 maggio. Ciao ragazzi. Beh, devo dire che in effetti le immagini lasciano pochi dubbi, insomma, sicuramente molto 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 divertente. Bisogna essere un minimo capaci, avere un minimo il manico, come si suol dire. Beh, hai visto la sorpresa durante il video, avevamo come ospiti i fratelli Braidot, che insomma, penso che gli appassionati di mountain bike, certo, li conoscano, sono fra i top 5 in Italia, ma oserei dire anche mondiale, comunque hanno ottimi piazzamenti a livello internazionale. Loro si sono divertiti, quando l'hanno provato il percorso hanno detto che è un vero percorso di cross country, e io non, anch'io veramente mi sono divertito, ho provato piacere nel guidare, anche se era la bici d'enduro un po' pesantina da pedalare in alcuni pezzi, ma nei tratti tecnici era molto molto divertente da guidare. Hai capito qualche trick, qualche segreto, qualche trucco? Ma guarda, a veder loro sembra tutto facile, io ho pensato solo a divertirmi, dico la verità, e tra l'altro coglierei l'occasione per ringraziare ancora una volta i ragazzi della Val Chiarò, che è poi la società organizzatrice dell'evento e colei che mantiene il percorso di cross country e che ha contribuito a rendere famosa Torreano nel settore mountain bike, oltre all'Natisone Outdoor, che sono amici ormai visto che sono di casa, su cui si possono trovare poi tutte le varie informazioni in merito alla parte turistica dell'evento. Le immagini per quel che riguarda il percorso parlano da sole, certamente come hai detto prima del filmato, ci vorrei tornare proprio ora in chiusura di puntata. Certamente si tratta di una zona un po' meno conosciuta al grande turismo, e questo probabilmente al momento è anche un fatto che li mette in vantaggio, gli dà la possibilità di crescere tanto, ma soprattutto di offrire un turismo tranquillo, mirato, disponibile. È selvaggio, per coloro che amano l'outdoor vero, secondo me è il top. È il top nel senso che non è come essere in determinate località in cui si affollamento, o per me che piace fare enduro, anche frequentare i bike park, devi fare un'ora di attesa per prendere il ticket e girare in bike park. Sei in mezzo alla natura, tranquillo, e vedi l'autenticità del posto, quindi ancora le vecchie case, ancora legati ad alcune tradizioni, senza trovare megastrutture ricettive che deturpano a volte anche il territorio. Direi ora più che mai, senza ombra di dubbio, un plus non è poco, è molto interessante anzi la descrizione che ci ha fatto Stefano Poletti, che ringraziamo. Grazie Stefano per essere stato con noi. Io ringrazio te Roberto e tutti i telespettatori come al solito che ci seguono. Alla prossima.